Il giorno della protesta, il boom dei cortei. Domani si scateneranno le contestazioni contro Israele e il fulcro sarà Vicenza. Oggi, alla vigilia della grande manifestazione, c'è tensione nell'aria. Sotto a un cielo grigio, in una città bagnata dalla pioggia fitta, sottile e incessante, viene inaugurata Vicenza Oro, che festeggia i 70 anni. Il piano di sicurezza è già scattato, il quartiere della fiera è sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e domani Vicenza sarà blindata per la doppia manifestazione annunciata dai centri sociali del nord-est e dalla comunità palestinese. Obiettivo, contestare la presenza di Israele alla fiera dell'oro. Gli espositori di qualsiasi paese sono benvenuti all'interno della fiera di Vicenza perché Vicenza è una città aperta. A fianco a questo... Confermiamo che ci associamo all'appello dell'ONU, dell'Unione Europea, di tantissime realtà internazionali che stanno chiedendo un cessato al fuoco su Gaza, che si fermino le violenze nei confronti dei civili, che chiaramente vengano rilasciati gli ostaggi e che finalmente in Israele e Palestina ci possa essere la pace. Il primo corteo con gli attivisti del Bocciodromo domani si muoverà alle 10:30 da Via Rossi verso la fiera. Obiettivo dichiarato degli antagonisti: bloccare il padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. La questura ha però fissato delle prescrizioni e gli antagonisti dovranno rimanere a un'adeguata distanza dalla fiera. Il corteo si concluderà poi davanti all'anfiteatro di Via Baracca, una manifestazione su cui il centrodestra è fortemente critico. In questo momento in cui la città è praticamente ferma rispetto al tema della viabilità e per il traffico, anche legato alla manifestazione della Fiera dell'Oro in città, è necessario eh, intervenire evitando questo tipo di manifestazioni, quindi andavano evitate. La seconda manifestazione prenderà vita invece alle due del pomeriggio con la Comunità Palestinese che pure contesta la partecipazione a Vicenza Oro di Israele. In questo caso partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza per poi percorrere Viale Roma e concludersi in via Baracca. Ovviamente. Tutto l'asse di Viale Sant'Agostino sarà bloccato e il traffico in una giornata come quella di domani rischierà di impazzire, paralizzando parte della città. L'auspicio chiaramente è che le manifestazioni siano pacifiche, prefettura, forza dell'ordine stanno seguendo con attenzione l'organizzazione delle manifestazioni di domani.